Bentornati e bentornati sul mio canale. Finalmente è arrivato il caldo, anche troppo, e si dà via a un video haul di vestiti estivi, costumi che finalmente mi sono arrivati con questa collaborazione con questo sito che non conoscevo e mi ha appunto proposto se volevo insomma qualcosa dal loro sito da poi mostrare in un video. Quindi ho scelto un po' di cosette, mi è suonato il telefono. Ho scelto un po' di cosette e spero insomma possano essere interessanti. Premessa, allora le taglie sono un po' sballate, cioè io ho seguito un po' le taglie per essere sicura, soprattutto con i costumi, perché io ho un po' di problema per la parte di sotto e devo prendere, almeno per i costumi, se soprattutto non sono elasticizzati, devo prendere tagli più grandi. Sopra non c'ho un alzedante, quindi devo prendere qualcosa di più piccolo. Però non si può ovviamente in un sito soprattutto prendere taglie sfasate, quindi comunque soprattutto per i costumi ho preso M e L, però è troppo grandi. Anzi, uno addirittura è una L, ma è troppo piccolo. Comunque diamo via al video. Questo vestitino bianco qua, che vedete come sto indossando. Allora, altra premessa, i tessuti di questo vestito e di un altro nero che dopo vi mostro sono tessuti, insomma, che per l'estate si appiccicano alla pelle, quindi bisogna metterli comunque dove c'è poca umidità e quindi tali è difficile trovare posti del genere e soprattutto appunto la sera magari in posti dove è freschino, magari tira arietta, ecco, questi vestiti qua si possono mettere solo in quelle occasioni, quindi spero ci saranno vivamente queste occasioni. Io vado in Sardegna quest'estate. L'altro vestito che vi dicevo è questo qua nero, anche questo è un tessuto poco amichevole, però insomma speriamo quindi ci siano temperature adatte in Sardegna, soprattutto magari la sera un pochino più ventilate, perché sennò si appiccicherà tutto addosso, che gioia. Ecco, questo vestitino nero invece è quello che più mi è piaciuto, anche se mi ha giocato un brutto scherzo l'altro giorno, perché c'era del vento, ma non mi aspettavo, mi svolazzate in questo mi svolazzasse mi svolazzasse in questo modo, e quindi mi ha preso un coccolone. Sono andata alla fermata dell'autobus, stavo andando al bar dal mio ragazzo, solitamente vado a piedi, circa una mezz'oretta ci metto, ho detto non posso andare a piedi, cioè devo stare, ero in un disagio che non avete idea, e quindi ho aspettato l'autobus, sono salita tutta dentro così, ho iniziato a sudare come una belva e insomma è stato un trauma, però è un bellissimo vestito comunque, quindi consiglio di utilizzarlo magari quando non c'è vento. Oh, questo bellissimo vestito lungo rosso. Allora, cosa si può dire di questo vestito? È estivo, ma è abbastanza pesante come tessuto, quindi sempre nei momenti ventilati bisogna metterlo, nei momenti più freschini. E allora è una taglia S questa qua, o XS addirittura, però è abbastanza largo, quindi mamma me lo dovrà un pochino rammendare. Però insomma è tutto scollato dietro, ci sta come modello, bisogna un po' metterlo a posto. Sì, le taglie sono, quindi consiglio assolutamente una S, poi bisogna comunque anche essere un po' abbondanti per riempire questo vestito. Io non sono abbondante per niente, sono abbondante solo. Questo qua è molto carino, ve lo faccio comunque vedere, indossato, non è trasparente, mi è piaciuto molto, è molto fresco, estivo, anche primaverile così, e sicuramente è super consigliato anche da utilizzare magari separatamente, soprattutto il top sopra, ci sta con un paio di jeans, di shorts. E oppure insomma invece abbinare, no, non saprei con cosa abbinare il pantaloncino, non sono molto adatta a dare consigli, però sono sicura che il top con dei jeans ci sta bene, dai, questo passatemelo. Sì. Passando ai costumi, allora questo qua, questo è un colore che io amo, è il mio colore preferito, infatti qua per esempio ci sono dei fiori di questo colore, là c'è un'altra cosa simile, ho preso anche delle lenzuola di questo colore, lo amo. Allora, il costume dall'immagine, come potete vedere, mi sembrava tutta un'altra cosa, tutto un altro tipo di tessuto, invece è proprio il tessuto da mare ed è gigante, quindi prendete, è molto elastico, prendete assolutamente una S e non penso, ma ve lo assicuro che vi sta bene, insomma SM, non prendete la L, io, perché nel culo sta abbastanza largo, però davanti mi piace, però lo userà mia mamma molto probabilmente.
Questo costume nero invece mi è piaciuto tanto, è un L perché appunto la mutanda è strettissima, ecco, quindi se avete il mio stesso problema che comunque fisico a pera, sotto siete abbastanza larghe. Ah, che poi, ah no, sì, è un L. Prendete L assolutamente, anzi a me sta anche strettina la L, quindi vabbè, magari non prendete questo costume. E sopra invece, per fortuna è regolabile, quindi si strizza benissimo, appunto. Quindi sopra, se non avete niente come me, è regolabile perfettamente. Questo qua è il costume che più mi è piaciuto di tutti. Porca vacca, ho scattato la taglia, ovviamente, perché pensavo fosse strettissimo come modello, quindi io prendo la L. Mamma, mannaggia a me. Quindi dovrò anche questo qui un po' metterlo a posto. Vabbè, vi ho fatto da cavie, ragazze, cioè, basatevi su quello che vi sto dicendo, prendete di questo qua assolutamente SM massimo, perché comunque la mutanda è gigante, porca paletta, però dai, questi dettagli qua sono stupendi. Cioè, questo costume mi ha colpito subito, qualcosa di diverso dagli altri, ecco. Ah, sono tutti in bottiglia, con cosa c'è sconto che mi hanno dato, comunque vi lascio magari tutto scritto qua perché adesso a memoria non ve lo so dire, non riesco neanche a tradurlo bene, sinceramente. Magari ve lo scrivo in inglese e poi ve lo traducete voi. Non lo so! E cosa volevo dire? Vi lascio tutti i link dei capi sotto. E se avete domande un po' meglio sulle taglie, magari scrivetemelo che vi posso aiutare. Comunque la guida alle taglie fa abbastanza cacare. Quello che vi sembra stretto magari è largo, quello che vi sembra largo è stretto. Quindi è un po' un prenderci. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere, lasciatemi un like, lasciatemi un commento. Se volete aiutarmi, volete farmi una piccola donazione, offrirmi un caffè. C'è questo bellissimo sito con il quale ho creato un account e potete sostenermi. Ho messo un piccolo obiettivo, cioè prendere un piccolo microfono, così in questo momento potreste anche sentirmi meglio se avessi il microfono. Quindi, se volete aiutarmi, aiutatemi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!